api sono sempre state presenti nelle aziende agricole, nelle fattorie, forse nel tempo si è cambiato il loro rapporto, diciamo, nel... Sì, le api sono sempre esistite all'interno delle fattorie perché erano uno degli allevamenti attuati nell'ambito dell'azienda agricola ed era fondamentale per il sostentamento della famiglia in quanto fornitrici e produttrici di zuccheri. Il rapporto nel tempo è cambiato, è subentrata una figura che è l'apicoltore, si è specializzato all'allevamento. Vengono mantenute nelle aziende agricole proprio perché sono fondamentali per l'impollinazione delle coltivazioni. Gli agricoltori ancora cercano le api per garantirsi l'impollinazione dei propri frutteti, dei propri campi, per avere garantito il raccolto delle proprie colture. Miele di eucalipto, branzino, pane e formaggio grattugiato. Il miele è un ingrediente che permette un'infinità di usi e di abbinamenti. E noi oggi lo prepariamo con un secondo piatto, branzino in crosta di polline e sesamo con miele di eucalipto. Per prima cosa prepariamo una panatura con il sesamo, il pan grattato e il pecorino e poi aggiungiamo un po' di maggiorana e di origano fresco. Trito finemente la maggiorana e l'origano e li vado ad aggiungere alla mia panatura. Impano i miei filetti di pesce, poi li rosolo in una padella con un cucchiaio d'olio abbondante finché non diventano belli dorati. Adesso aggiungiamo qualche cucchiaino di miele d'eucalipto e fuori dal fuoco la granella di polline. Il miele d'eucalipto ha un profumo che ricorda quello del brodo, dei funghi porcini secchi, di liquirizia e ha una nota finale salata che rende molto elegante l'abbinamento con il nostro branzino. Tra l'altro si sposa benissimo con i formaggi di media stagionatura, proprio come il pecorino che abbiamo usato nella panatura. Disponiamo sul piatto di portata e serviamo con dei pomodorini pachino, un po' di miele del fondo di cottura e il polline. Il polline va utilizzato fuori dal fuoco perché il calore gli farebbe perdere molte delle sue straordinarie proprietà. Pensate che contiene ben 20 dei 22 aminoacidi che sono utilizzati dal nostro corpo, la metà in una forma altamente assimilabile. Ecco il nostro piatto, branzino in crosta di sesamo e polline. È un piatto che soddisfa davvero il palato ma che è anche ricchissimo di proprietà benefiche per il nostro organismo. Buon appetito a tutti!